Quali sono i nodi, le tematiche da sciogliere in questo fine anno 2012, anche in prospettiva dell'anno che viene? Beh, noi ingegneri lo diciamo oramai da sempre, bisogna privilegiare assolutamente la prevenzione. Quindi chiederemo al futuro governo, perché oramai parliamo del futuro governo, perché Monti è alla fine del suo mandato, chiediamo che specialmente nei due settori principali dove c'è maggior rischio, che è quello del rischio idrologico e del rischio sismico, si intervenga proprio attraverso la prevenzione, perché con la prevenzione sicuramente si farà risparmiare allo Stato. Se noi pensiamo che negli ultimi 40 anni è stato speso solo nel rischio idrogeologico 45 miliardi di euro, quindi facendo solo opere di manutenzione, quindi sulle frane, sulle aste fluviali, sul reticolo idrografico minore, spendendo cifre limitate dell'ordine dei 3-4 miliardi l'anno, si potrebbe evitare costi molto più gravosi poi in seguito. Il 2012 è stato anche l'anno del decreto Severino, quindi è andato in porta questa tribolata riforma delle professioni. Che valutazione possiamo fare come Consiglio nazionale? Ma senz'altro noi ci siamo adoperati insieme al Ministro Severino come Consiglio nazionale, senz'altro il nostro voto, se così possiamo dare, è stato ottimo. Una riforma che secondo noi tiene conto e delle esigenze dei professionisti, degli ingegneri in particolare, ma la riforma riguarda tutte le libere professioni, e dei cittadini, questo è importante, e dei cittadini. Quindi credo che sia un'ottima riforma.